Ben ritrovati carissimi amici di GRP al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo, medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata, nutrizionista esperto e studioso di medicine naturali. Dottor Torchio, appunto di medicine naturali, oggi vorrei parlare con lei visto che lei è esperto da un sacco di anni e da un sacco di anni pratica. E applica questo tipo di medicina, vorrei parlare con lei dell'agopuntura, perché l'agopuntura, da quello che so, è appunto una tecnica molto interessante per curare l'ansia e la depressione, poi addirittura anche altri benefici a livello proprio fisico per il corpo. Mi racconta appunto su, insomma, come funziona, per chi è indicata, quante sedute, appunto, quanti cicli bisogna fare. Allora, l'agopuntura non ha bisogno di dimostrazioni perché è antica un po' come il mondo. E per spiegarti il meccanismo dell'agopuntura, che ha tantissime applicazioni, qui stiamo parlando di ansia e depressione perché viviamo un momento post-Covid, guerra, Certo. eccetera, eccetera, negativo, ma si può utilizzare per i dolori, per tantissime cose. E il nostro corpo ha una circolazione energetica che è legata alle funzioni e agli organi, un po' come se ci fossero tante strade, tanti incroci. Quando abbiamo degli squilibri che generano appunto la malattia, è come se certe strade si intasassero di traffico e altre restassero vuote. Quindi questi aghi che vengono inseriti, se ti posso fare questo paragone, sono come dei semafori che noi andiamo a mettere per sbloccare il traffico, decongestionare le zone dove c'è troppo traffico, che sono zone infiammate, nel concetto dell'agopuntura, e andare invece a portare questa energia in queste zone, chiamiamole aride, spopolate, dove invece l'energia manca e quindi creiamo un riequilibrio. È chiaro che se si adatta molto bene per i dolori muscolari, nevralgie e tutto quanto, è anche ideale proprio per l'ansia e la depressione. Perché? Perché anche questo deriva da uno squilibrio di energia che richiede però ovviamente una cura un pochettino più lunga. A volte quando agiamo sui dolori bastano le 4, 5, 8 applicazioni, quando parliamo di ansia e depressione dobbiamo pensare di fare dei cicli un pochettino più lunghi, che sono peraltro i normali cicli di agopuntura con 10, 15 sedute. E in questo caso, se posso dire, le sedute durano circa da 20 a 40 minuti, a seconda della tecnica, gli aghi non sono dolorosi. E soprattutto nel caso dell'ansia e della depressione, la seduta di agopuntura si può affiancare a delle cure, sicuramente delle cure naturali con erbe integratori per sostenere il sistema nervoso, ma direi che si abbina molto bene a tecniche di rilassamento. Addirittura, una cosa che io ho sperimentato e funziona molto bene è associare l'agopuntura all'ipnosi. Quindi, durante la seduta di agopuntura, quando già gli aghi agiscono creando un riequilibrio energetico, e fare la seduta classica di ipnosi per fare in modo che la persona abbia quindi due strumenti per agire contro l'ansia e la depressione e soprattutto anche impari qualche cosa come mantenimento da poter fare a casa. Meraviglioso, dottor Torchio. Io non so come ringraziarla per i suoi consigli veramente super utili e verrò a provare da lei appunto un po' di agopuntura. A casa vi ricordo che se voleste rivedere una delle nostre puntate basta andare su YouTube e digitare Luigi Torchio più il nome dell'argomento della patologia al quale siete interessati. Da noi è tutto, vi auguriamo un buon proseguimento di visione.